La pieve di San Zenone è di origini antichissime, probabilmente trecentesche, e nel tempo ha goduto di notevole importanza, dal momento che dipendevano da essa le parrocchie di San Mamante alle Chiesuole e quella di San Lorenzo a Porcentico. La chiesa di San Zenone, attualmente, presenta una facciata tripartita, che è frutto dei lavori di restauro del 1925, in seguito ai gravi terremoti degli anni precedenti. La facciata è in discrete condizioni, così come il campanile risalente all'anno 1891, su cui continua a svettare la banderuola, che di tutta la struttura è la parte meglio conservata. Ma l'edificio è privo di copertura e un muro perimetrale è crollato. Nella pieve erano presenti 5 altari, anno 1595. Vi era la fonte battesimale e serviva per questo sacramento anche le vicine parrocchie di Pettola e Santa Marina. Era dotata di arredi sacri di grande valore, come il crocifisso smaltato, ora conservato presso la diocesi. Realizzazione tipica della produzione limosina del XIII secolo. La dedicazione della pieve a San Zenone è, forse, da mettere in relazione con un reliquiario d'argento contenente un dito del santo. Thank you.
isolata nella campagna silenziosa. La pieve ispira la poesia dolce e malinconica che la visione delle rovine infonde nell'osservatore. Tutto è caduco al mondo, sembra volerci comunicare, ma, al contempo, tutto rivela la potenza della laboriosità degli uomini e l'amore di una comunità nei confronti della propria chiesa. Lo spettacolo delle rovine apre alla meditazione di quanto sia inesorabile l'ingiuria del tempo che tutto travolge. E nulla risparmia, ma, al contempo, è forte la fascinazione lirica che si prova al loro cospetto.